Ogni anno la festa dell'Uliveto è una 2 giorni di concerti, iniziative e giochi per aprire a tutti le porte della struttura. Il 13 e 14 giugno di quest'anno si è svolto un torneo di volley, i giochi senza barriere, il teatro delle ombre per grandi e bambini, il concerto di musica folk con Valeria Tron, Giovanni Battaglino e Giovanni Ruffino, il pranzo, gusti diversi dal mondo e la musica occitana del duo Triolet con l'organetto di Riccardo Aymar e il violino di Enrico Pascal. Ma quest'anno la festa si è arricchita anche di un concorso fotografico lanciato a maggio. I diversi sguardi sulla realtà, è stato il titolo scelto, per mettere in luce uno sguardo diverso, appunto, sulla realtà che ci circonda. Era aperto a tutti e si rivolgeva a coloro che, appassionati di fotografia, avessero voglia di guardare e fotografare la realtà con occhi diversi. Il nostro primo concorso fotografico era da un po' di anni che avevamo voglia di provare a farlo, per raccogliere un po' di immagini, per fare qualche cosa di nuovo e di diverso. Il tema, vabbè, non poteva che essere questo. La nostra struttura è una struttura che accoglie persone con disabilità, persone con diversità, e quindi l'argomento è proprio la diversità, i possibili sguardi diversi sulla realtà, sul mondo. Spesso uno sguardo diverso può cogliere quell'attimo, quel volto, quello sguardo particolare che, visto da una differente angolatura, assume un valore nuovo e più profondo. Abbiamo scelto di dare un premio ad una giuria di Facebook. Tutte le foto che ricevevamo venivano pubblicate su Facebook, quindi le persone potevano cliccare il mi piace sulla foto che preferivano. Quindi un primo premio per la giuria di Facebook, un premio anche per una giuria popolare, quindi tutte le persone che sono venute alla nostra festa sabato e domenica hanno potuto scegliere e quindi con un bigliettino premiare la foto che preferivano. E poi ci siamo avvalsi invece di una giuria tecnica che ha votato 3 foto, quindi una prima, una seconda, una terza, secondo dei criteri che, insomma, è stata una decisione molto sofferta e molto molto discussa, è stato bello. L'Uliveto è il centro della Diaconia Valdese a Luserna San Giovanni, educativo e assistenziale, che ospita oggi 24 persone con disabilità fisiche e psichiche gravi e gravissime. L'obiettivo principale della struttura è il benessere delle persone che la abitano. Non fare per, ma fare con gli ospiti è lo slogan. Allora, gli ospiti dell'Uliveto attualmente sono 24. Sono divisi in 2 comunità, una comunità al piano terra, comunità terra, e una comunità al piano più alto, comunità aria. Ci stiamo allargando. Ultimamente abbiamo accolto delle persone nuove nella nostra casa, sia in forma residenziale, quindi che vivono con noi 365 giorni all'anno, ma sia anche in accoglienza diurna o nei weekend di sollievo. Quindi davvero una casa che sta crescendo e si sta allargando. Molte persone ci lavorano, fra tutte le figure professionali che ci sono all'interno della casa, quindi operatori sociosanitari, educatori, infermiera, fisioterapista, cucina, manutentore, ufficio, eccetera, 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 siamo circa 40.